Storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola La principessa che cagava stronzi di cane. Allora su stronzi. Gli audiolibri. Questa è la storia della principessa che cagava stronzi di cane. C'era una volta, tanto tempo fa, una principessa ammirata da tutti per la sua bellezza, la sua bontà e la sua incredibile intelligenza. Ma dietro queste apparenze, la principessa nascondeva un terribile segreto. Infatti, ogni volta che andava di corpo, invece che stronzi di principessa, la principessa cagava stronzi di cane. Ma come oddio, oddio, pensava fra sé la principessa mentre cagava stronzi di cane, cosa ne sarebbe di me se si scoprisse che cago stronzi di cane? Ma basta! Per sua fortuna, fino ad allora la principessa era riuscita a farla franca, e nessuno aveva ancora scoperto che cagava stronzi di cane. Ma allora? Un brutto giorno però, al castello arrivò un mercante molto ricco e altrettanto stronzo, che aveva con sé un bruttissimo cane. Che bruttissimo cane, disse la principessa che cagava stronzi di cane al mercante stronzo. La principessa non fece neppure in tempo a pronunciare queste parole, e il bruttissimo cane del mercante stronzo incominciò ad annusarle con insistenza il buco del culo. C'è solo un motivo per cui il mio cane annuserebbe con insistenza il buco del culo di una principessa, disse il mercante stronzo alla principessa che cagava stronzi di cane. Aia. T'ho scoperta, confessa, tu caghi stronzi di cane. Oddio, no, ti prego, ti prego. Lo supplicò la principessa. Non dire a nessuno che cago stronzi di cane, e in cambio farò tutto quello che vuoi, ma proprio tutto, tutto quello che vuoi. D'accordo, rispose il mercante stronzo, manterrò il tuo segreto. Ma in cambio voglio che tu mi faccia, immediatamente, un'imitazione di Oronzo Canà. Un'imitazione di Oronzo Canà, chiese la principessa. Sì, un'imitazione di Oronzo Canà, rispose il mercante stronzo. Disgraziato, figlio di puttana, madonna benedetta dell'incoroneta. Io ti spezzo la noce del capocollo, ti spezzo. Guarda che ti faccio fare la fine di Lancillotto, te ne torni a casa col culo rotto. Disse la principessa facendo l'imitazione di Oronzo Canà. Non appena udita l'imitazione, come per magia, il bruttissimo cane del mercante si trasformò in un bellissimo principe. Ma per quale motivo? Bravissima! Le disse il mercante stronzo, che in realtà era un mago buono. Solo un'imitazione di Oronzo Canà fatta da una bellissima principessa che caga stronzi di cane, poteva spezzare l'incantesimo che aveva trasformato il principe in un bruttissimo cane. E fu così che la principessa che cagava stronzi di cane e il principe che era stato trasformato in un bruttissimo cane, si sposarono, e vissero per sempre felici e contenti. Porca puttana! Oh, non facciamo rime! Fine. Ma perché?